Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Un video molto rapido, molto semplice, giusto per permettervi magari di fare qualche punto in più tramite questo setup che vi consentirà di battere Genova ad una percentuale anche abbastanza alta. Specialmente consigliabile per chi sta iniziando a giocare da poco, per chi ha la possibilità magari di come dire, mettere le mani per la prima volta su uno di questi eventi e avere comunque un punteggio degno per riuscire a racimolare punti e quindi avere anche un posizionamento in classifica decente. Il boss più fastidioso di questo evento è sicuramente la Genova Birth. La Genova Birth che praticamente può essere battuta ad uno stage level di 159 con un 695% di bonus con questo setup che vi farò vedere. Lasciate gli HP del boss praticamente a zero, tutto il resto mettete il massimo del debuff o del buff in questione, perché con questo setup voi shotterete automaticamente il vostro avversario, quindi di conseguenza non subirete danni, sarete velocissimi, però purtroppo non farete grossissimi danni, il che farà abbassare comunque drasticamente il vostro apporto in generale. Quindi diciamo che questo servirà semplicemente per darvi comunque un buon bonus sul boss di Genova e poi magari tentare di migliorare ancora di più sul Gallon Baluar, che poi ovviamente vi farò vedere anche in quel caso un altro setup. In che cosa consiste questo setup? Potete veramente mettere chiunque, proprio non vi interessa, l'unico che vi servirà in questo caso sarà Cloud che deve essere il più forte possibile, anzi ora cercherò di migliorarlo un pochettino per vedere se riesco magari a fare qualche danno in più e di conseguenza magari aumentare un pochettino lo score. Però fondamentalmente cosa vi serve? Vi serve la mazza chiodata, almeno ad un overboost, portata a livello 110 se avete un solo overboost. Se avete più overboost potete avere un livello dell'arma decisamente più basso. La cosa fondamentale che vi serve è avere almeno a 15 il bonus dell'ATB boost, che vi consente di avere 3 barre ATB praticamente subito, il che vuol dire che voi caricherete immediatamente la quarta barra e poi tramite l'arma di Bahamut, la Bahamut Greatsword, riuscirete a fare il danno che vi interessa. Potrei effettivamente anche switchare, perché mettendola come secondaria dovrei avere un ATB boost di 2.5 e credo forse di poterci arrivare ad attaccare prima che Genova attacchi me, perché la cosa importante è non farsi attaccare da Genova, ma ovviamente vi farò vedere i test che faccio e poi sarete voi ovviamente a gestire il vostro personaggio in base a quello che vi conviene di più. Come skin sto utilizzando la skin di Monster Hunter, perché non possiedo la skin di Bahamut. Ovviamente se avete la skin di Bahamut utilizzate quella e poi ovviamente pompate più che altro gli HP. Vi serve avere almeno 10.000 HP, perché il malus che voi andrete a mettere in Genova Birth sarà subire 5.000 danni fissi praticamente prima di cominciare la battaglia. E dato che l'effetto dei danni fixed della Bahamut Greatsword si attiva con almeno il 50% di HP, dovrete superare i 10.000. Anche di poco, va bene anche così. Non per forza dovete avere 11.000-12.000 HP, va benissimo anche avere poco più di 10.000 HP, in modo tale da attivare il bonus e quindi shottare automaticamente tutti. Voglio provare un attimino a pompare un pochettino di più l'attacco, dato che comunque sono un po' più bassino a causa dei buff che ho messo in HP eccetera eccetera, per vedere se riusciamo a fare magari qualche danno in più e chissà, magari avere la possibilità di incrementare un po' lo score. Ok, ho cambiato qualche materia, ho scambiato di posto la Bahamut con la mazza chiodata, giusto per vedere se riesco ad attaccare prima. Facciamolo insieme questo test e poi invece vi faccio vedere il setup classico. Quindi qui l'unica cosa che voi dovrete fare veramente è portare chiunque, non avete bisogno di altri personaggi se non praticamente Cloud con questo specifico setup. Caricare subito praticamente il vostro attacco e shottare tutti ed essere tranquilli. Ecco qua, vedete già voi praticamente in auto
potete tranquillamente fare così, cioè letteralmente lasciare tutto in auto e far fare tutto a cloud. Ora non so se ho fatto più danni, ma penso probabilmente di no. Credo probabilmente di no. Ok, abbiamo migliorato leggermente e intanto 821.000 come, diciamo, come bonus score direi che va abbastanza bene. Diciamo che il problema principale è la one hit max damage, che sicuramente verrà influenzato dal vostro cloud in base anche a quanti overboost ha la sua arma di Bahamut. Quindi se avete l'arma di Bahamut forte, qui sicuramente potrete veramente fare faville. Però come potete notare, danni subiti 0, battaglia ovviamente 3 secondi, quindi prendiamo già un bonus incredibile, più il 695% di bonus, abbiamo la possibilità di poter ottenere un ottimo score. Penso che questo sia un consiglio, comunque un setup che tutti quanti possono utilizzare, se ovviamente hanno pullato su cloud, ma soprattutto i nuovi giocatori che magari vogliono in un qualche modo incrementare il loro punteggio. Quindi spero che questo setup vi possa aiutare. Io ora voglio fare un test, riesco magari un attimino a fare forse qualche danno in più modificando forse qualche cosa. Voglio vedere se metto un po' di difesa in più, magari tramite danni fixed, anzi un po' di HP in più. Vediamo, ora vediamo, voglio provare a fare un'altra cosa, nel caso ve lo faccio vedere. Ok, avevo provato a mettere gli HP al 200% in più, però mettendo gli HP al 200% in più purtroppo non vengono shottati tutti in una sola volta. Genova ovviamente sopravvive e quindi non riuscireste ad avere lo stesso punteggio. Quindi questo è, diciamo, il minimo sindacabile, che comunque un 695% è tanta roba che potrete sfruttare con questo setup. Tra l'altro, utilizzare soltanto un personaggio per riuscire a fare questo punteggio, per riuscire a fare questo record, credo che sia abbastanza valido. Quindi spero di esservi stato d'aiuto, fatemi sapere se questo setup vi è piaciuto e noi ci becchiamo alla prossima.